Ciao Volpi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi giocheremo a dei giochi che tecnicamente, poi non si sa se praticamente, quindi tecnicamente, dovrebbero darci la possibilità di fare delle cose un po' strane. Per essere più specifici, non specifici, specifici, non so chi di voi mi segue sul primo canale, se non lo fate ancora fatelo, ma solitamente quando arriva l'estate, in realtà ho fatto pure un video di recente insieme a Robby, Jenny, Lore, in cui faccio rituali, cose horror, che poi horror in realtà poco sono, però sono riuscito a trovare le stesse cose all'interno di Roblox, quindi c'è la possibilità di creare, di fare dei rituali, di evocare degli spiriti all'interno di questo videogioco. Mi sono preparato due giochi per l'esattezza. Quello più importante ovviamente è questo. Come potete vedere, se seguite Gianmarco Zagato, penso proprio di sì, qua c'è una bellissima tavola Ouija che, io ve lo dico, Jenny ai tempi mi aveva proposto di farla. Se ci fate caso, io è l'unico video horror che non ho mai fatto in tutta la mia vita, perché io non credo in niente, però c'è qualcosa dentro di me che mi mette paura, che mi dice non farlo, perché forse è meglio. Però alla fine, finché in un videogioco, che cosa potrà mai succedere? Sempre io tra un'ora che verrò tipo inizierò tipo a prendere il volo, scapperò per tutta la casa, il mio gatto diventerà tipo un mega mostro e mi mangerà. E quindi oggi, signori, signore del mio pubblico, telespettatori, signore e signori della giuria, siamo qui oggi per provare a fare la tavola Ouija all'interno di Roblox. Questo gioco, a quanto vedo, è stato molto visitato e molto votato positivamente. Io non so, i 3248 saranno dei bambini di 5 anni che usano ancora il pannolino. Ti chiami Mike Letterman, classico nome di un film horror, quindi proprio Mike Letterman. Sei un normale studente di 19 anni che con l'aiuto dei suoi genitori ha comprato una casa. Beato Mike, i miei genitori mi hanno dato un bel calcio nel sedere. Ciao mamma, ciao papà, vi voglio bene. Mentre la pulisci e la fai sembrare bella, trovi una strana lavagna. Attenzione, questo gioco contiene forti elementi di terrore, quindi se siete del sud, questo è il posto giusto. Orrore e paura. Contiene rumori forti e luci lampeggianti. Morbid Games non è responsabile per... alla madonna, ma che è? Cioè, non è responsabile per eventuali danni. Cosa mi esce? Un mostro dal computer? Mi esce Alastor dal computer col suo enorme bastone? Stiamo calmi perché stiamo andando troppo... Andiamo avanti. Come magari, Emma? Cosa? Vabbè, prendo le distanze. Comunque, andiamo a giocare, signori. Vediamo che cosa succede all'interno di questo videogame. Niente, probabilmente. Vediamo. Casual board game. Horror. Vai! Attenzione. Musica un po'... Sta caricando. Morbid Games. Sembra fatto bene. Ok, qua c'è un tasto... C'è un tasto con scritto play. Let's go, ski, let's go. È così che si fa. E clicchiamo play. Zio Pera, vediamo che succede. Ah, quindi non c'è un'introduzione, niente, siamo già qua. Ok, allora, siamo già qui davanti alla tavola Ouija. Ora, per chi non sapesse come funziona, ve la faccio breve. In poche parole, con questa tavola Ouija, solitamente nella vita reale, proprio nella real life, si comunica con gli spiriti, con i fantasmi. E quindi, come potete vedere qua sotto di me, quelli di TikTok non lo vedono, ma come potete vedere da qua sotto, si possono fare delle domande. Quindi, qual è il tuo genere? Quanti anni avevi quando sei morto? E come sei morto? Poi qua ci sono delle frecce. Ah, ok, qua ci fanno praticamente capire. Qua diciamo che abbiamo il briefing, diciamo, del... Vabbè, boh, i volumi a caso. Andiamo intanto a chiedere in che cosa si identifica, perché nel 2024 non si può mica sbagliare, eh? Che sennò poi, qual è il tuo genere? Vai, ti identifichi nei piedi, accendi candele. E come si fanno ad accenderle? Non lo so come si fanno. Female, it's a girl. Ok, è una ragazza, è una donna. Bene, bene, ok. E già abbiamo una. Quanti anni avevi quando... Oh, stai calmo però, zio Pera. Come 4? Ah, 42, madonna. Sì, ma io non lo so come si... A parte la cringiata allucinante che non mi ha fatto per niente paura. Altra cosa, come le accendo le candele se non mi posso muovere? Aspettiamo, rifacciamo un attimo. Ma poi cos'era quel mostro? Sembrava il manichino del negozio dei cinesi quando lo... Vabbè. Cioè, posso alzarmi dalla cosa? Scusami, eh. Ah, cioè, capisci che
Ma che è? In bianco. Oddio, la croce! Come si accendono le candele, però? Io vorrei capirlo. Non lo so. Come sei morto? Sto... No, non credo. Stra... Strange. Ah, strangolato. Quindi l'hanno tipo... L'hanno strozzato. Boia, mi dispiace, zio. Spirito, vattene via da questa casa. Non ti vogliamo noi. Quanti anni avevi quando ti hanno, diciamo, preso come una gallina? E... 6. 65? Vabbè, ma ci sta allora, dai. Hai vissuto fin troppo, zio Pera. Lascia spazio a qualcun altro, ancora sento. 65 anni, ma non stai zitto. Cioè, 65 anni. Qual è il tuo genere? Accendi le candele. Come si fa? No, vabbè, ragazzi, vabbè. Come si accendono le candele? Non lo so. Vabbè, e tra poco moriamo di nuovo, perché ovviamente... Ah, io vorrei... chiedere una cosa, se possibile. Allora, o questo gioco... oppure sono stupido io. Cioè, perché veramente... Sì, lo so che c'è scritto sopra, ma non... Dici che devo cliccare sopra? Dici che devo cliccare sopra? Quando c'è scritto... accendi le candele, devo cliccare? Vabbè, vediamo. Vediamo se è vera questa cosa. Quindi rifacciamo di nuovo. Qual è il tuo genere? È bello almeno che cambia sempre lo spirito, da quello che ho capito. Ok, è un maschio. Strano, eh? Maschio. Ok. Bene. Quindi da qua vediamo che è un uomo. No, non si vede. Ah, posso scriverlo? No, bellissimo. Quanti anni avevi quando ti hanno... 40. Beh, 40 è un po'... brutto. Mi dispiace, bro. Età prima della morte. 40. Oh, stai calmo. Come sei morto, QG? Come ti hanno ammazzato, compa? Proprio vita, come ti hanno ammazzato? Ancora strangolo, ma tutti strozzati. Ma che è, oh? Che è una moda strozzare le persone in sto gioco? Ma zio Pera, strangled. Accendi le candele. Okay, sto cliccando. Si sono accese, raga. Effettivamente era vero. Quindi, come sei morto, strangolato. Ho capito, ma adesso che come faccio? Nel senso, vedi la natta, eh? Accendi le candele, accendi. Sto cliccando. Allora, ragazzi, il secondo gioco si chiama Insomnl V3. Di base, quello che praticamente dicono di questo gioco è che è un gioco per pazzi, che ti fa impazzire. Voi ci credete? Io no. Andiamo a vedere. Cautela, questo gioco contiene diverse luci lampeggianti e alcuni rumori forti. Ok. Oddio. Ma perché mi hanno chiuso insieme a delle bambine? Ma sono in un manicomio. Sembrano quelle stanze tipo... C'ho la camicia di forza messa. Sono tipo quelle stanze tipo dei manicomi. Che cosa devo fare? Oh, guarda le cose della Valchiria, zio Pera. Cosa devo fare? Nokia 1991. Ma chi è Sophie Girasole? Boh. Ma cioè, succede qualcosa in questo gioco? O mi fa impazzire perché devo rimanere qua per sempre? Ah, guarda, cioè i pazzi parlano. Come funziona? Ma chi è che bussa? Come fa a bussare? Cioè, non ho... Ma un tizio ha appena scritto My syndrome is down. Boh, ok, sì, non so, mi dispiace. Ma poi come fai a scriverlo, scusami? È tipo Squid Game. Ma, cioè, non si può fare nient'altro? Non ho capito, cioè. Cosa si fa? Ho visto una cosa strana per un attimo. Perché loro riescono a bussare? Anch'io voglio bussare. Scusami, eh. Ah, vedi? Guarda. Ogni tanto posso bussare anch'io. Forse devi aspettare un tot. Ma secondo me questo gioco fa cagare e basta. Cioè, cos'è questa cosa? Comunque posso dire, raga, una roba. Ora, al di là che questi giochi facciano ridere, facciano paura, abbiano effettivamente un senso. Cioè, ci pensate il fatto che già solo l'idea che ci siano questi giochi all'interno di Roblox non è normale? Cioè, per avere l'idea di creare una stanza di isolamento di un manicomio, cioè, tu di base non dovresti essere un pazzo di tuo? Per non parlare delle persone che ci giocano, che sono ancora peggio. Boh, vabbè, non so che cosa dire, fa cagare. C'è una cosa che voglio vedere. Direte voi, che cosa? Quelli di Morbid Studios, da quello che ho capito, fanno sempre questi giochi qua simili. Vorrei capire se ci sono giochi un po' più decenti, tipo Paralisi. Sei cosciente ma incapace di muoverti o parlare. Quindi questo gioco simula
una paralisi nel sonno che io ho avuto e che non vi auguro mai, ragazzi, perché è veramente orribile. Speriamo sia meglio di quell'altro. Caricamento. Vai, Xiao, immaginati un bambino di 6 anni che gioca a questo gioco. Per questo Xiao ci gioca per voi. Se poi voi ci giocate e siete stupidi, non è colpa mia. Giochi morbosi. Un po' strano come nome. Da denuncia quasi, vabbè. Questo gioco è pensato per essere giocato con grafica superiore. Oddio, posso mettere 240 fps, che bello. Qualità grafica massima, sì. Nuovo gioco. Regola l'illuminazione. Mettiamola alta. Cosa sta succedendo? Aiuto. Mi gira la testa. Non so cosa sta succedendo. Tenete premuto il tasto sinistro del mouse per mettere a fuoco. Questo rende la stanza più luminosa, ma se muovete il cursore troppo velocemente vi disconcentrate. Se mettete a fuoco troppo a lungo i vostri occhi si stancheranno. Ok. Tenete premuto il tasto destro del mouse per chiudere gli occhi. Questo vi rilassa e vi rende in grado. Ok. Tenete la barra spezzatrice per fermare il vostro respiro. Madonna, quanti comandi, zio. Mi sto andando in confusione. Rutto improvviso. Ma? Ma io pensavo fosse un gioco. Ma che è? Ma è tardi per giocare. Non è mai troppo tardi per giocare. Ehi, ah, ho pensato molto al ballo e tutto ciò di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Ma non ti ho mai detto che chi volevo invitare. Mi hai suggerito tutti questi ragazzi, ma volevo che foste la mia coppia. Vuoi venire con me? Tua, mia. Boh. Ok. Ha scritto una lettera a me? Va bene, apprezzo. Vai a dormire. Prima devo mettere il biglietto nella mia borsa. Ah, giusto. Vai, dormiamo. Dormi. Ok, sto dormendo. Ah, ora. Oh no, ma forse ci ho giocato a sto gioco già una volta. Lunedì. Sì, mi ricordo che l'avevo fatto. Vedi, così metti a fuoco. Così chiudi gli occhi. Oh oh. Cos'è quella cosa? Boh, è una bambola strana. Sono le 3 e 2. Ma che devo fare? Devo sopravvivere? Oh oh, apri gli occhi. Che era quel. Ma che è quello, raga? Non sto capendo, aiuto. Ok? Metti a fuoco, metti a fuoco. Sembra che c'è un tizio brutto fuori dalla porta. Ok, passano le macchine. No, sembra un albero, secondo me. 3:14, sono passato solo 2 minuti, sono passati. Zio pesca. Ehi! Che devo fare? Che devo fare? Devo stare zitto, giusto? Non so se ho capito bene. Non so se ho capito bene. Comunque fa molto ridere, dai. Cioè, scusami, come me li riposo gli occhi io? Col tasto destro. Però se tengo premuto il tasto destro. Ah, ecco. Dopo un po' li riposa. Ah, vedi? Zio Pera. 3:16. Ma come faccio ad evitare il mostro? Cioè, non capisco. Quando vedi i mostri devi togliere la luce. Ah, ok. Comunque sto orsetto che mi fissa così è veramente inguardabile, zio pesca. Che era? Ma tornate indietro il tempo, cosa sta succedendo? Com'è possibile questa cosa? Ah, devo girarmi, dici? Proviamo a girarci magari appena ritorna il mostro. Per il momento tutto normale, eh? Devi accendere la luce, ma come si fa? Passata la macchina. Ah, devo guardarlo nella focus mode. Ok, bene. Quindi così lo devo guardare. Ok, stanno bussando alla mia porta o sbaglio? No, non mi posso alzare, che è Call of Duty. Guarda! Ma lo sto guardando in focus mode, ma entra lo stesso. No, dai, zio. Guarda! Ah, no, vedi, è vero, però. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Questo gioco fa... Ciao!